Ciao amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad Anomita Unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovissimo Corsair Glaive RGB Pro, evoluzione del precedente modello Glaive, sempre RGB. Partendo velocemente dalla confezione possiamo osservare l'immagine stativa del mouse, il modello del mouse, il supporto al sistema ecosistema Corsair IQ, il quale ci permetterà di personalizzare e gestire al meglio le periferiche e componenti Corsair compatibili con tale software di gestione. Nel retro della confezione troviamo le caratteristiche principali riportate in diverse lingue, ulteriori tre immagini illustrative, tra cui una che ci mostra anche i due thumb grip laterali che ci permetteranno di migliorare l'ergonomia a seconda della nostra presa sul mouse stesso. All'interno della confezione troviamo come sempre il manuale di istruzioni, la warranty guide e come eventualmente smaltire il prodotto. A seguire troviamo i due thumb grip laterali nel lato sinistro di ricambio che potranno essere intercambiati a quello già presente sul mouse, quindi ne troviamo tre in totale. Sono thumb grip che permettono di migliorare l'ergonomia a seconda, come dicevamo, dell'impugnatura che abbiamo sul mouse. Sono realizzati in plastica con una superficie gommata nella parte esterna. Questo possiamo osservare come è possibile utilizzarlo per porre il pollice in una posizione naturale e che magari non va a toccare il tappetino durante l'utilizzo quotidiano o in game. Questo è leggermente più affusolato e poi c'è quello là, ma sempre con una leggera curva, e poi c'è quello presente sul mouse che ha, diciamo, una linea prettamente retta. L'installazione è davvero semplice, avviene tramite un sistema di sganci magnetici e con degli inserti, dei fori in plastica, ed infine troviamo il mouse stesso, che è il Corsair Glaive RGB Pro. Dando uno sguardo più da vicino possiamo osservare il design abbastanza particolare e per certi aspetti aggressivo. Il design rispetto al precedente modello è diciamo invariato. Cambiano sostanzialmente delle piccole cose, tra cui a livello di prestazioni il sensore, che come diciamo è un PixArt PMW3391 da circa 18.000 dpi, quindi davvero tanti per l'utilizzo che un videogiocatore attuale di FPS o meno ne fa, ma comunque sono presenti. La superficie superiore ha un leggero rivestimento soft touch che ne migliora comunque il comfort e per certi aspetti il grip sul mouse stesso. Partendo dal dorso troviamo l'immancabile logo delle tre vele di Corsair, il quale sarà una delle zone di retroilluminazione RGB del mouse. Nella parte avanzata troviamo due tasti con un buon feedback che ci permetteranno di switchare i DPI o eventualmente rimappandoli a segnare altre funzionalità in gioco e non. Due tasti principali dotati di switch Omron, classica rotellina di tipo cliccabile con relativa retroilluminazione RGB, ma un buon scroll abbastanza silenzioso, un rivestimento sempre in gomma. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare questi indicatori LED che ci indicheranno, diciamo, in quale step DPI, profilo DPI saremo, per magari chi è magari un po' più distratto o magari vuole avere il massimo controllo di quali DPI sta utilizzando, quale profilo DPI sta utilizzando, anche per eventuali personalizzazioni per quanto riguarda l'assegnazione dei tasti. Nel lato sinistro troviamo due tasti laterali, anch'essi con un buon feedback. Troviamo l'inserto, come dicevamo, il terzo inserto, quello là di default, presente sul Glaive di Corsair. Questo ha una texture gommata per migliorare il grip sul mouse stesso, specialmente del pollice, come possiamo osservare. La rimozione avviene in modo davvero semplice, ci basterà tirare un minimo l'inserto di plastica. Come possiamo osservare, qui troviamo due piedini, per così dire, in plastica. Ci permetterà di inserire quello di ricambio
in maniera estremamente veloce e per così dire indolore, e quindi ci permetterà di personalizzare il mouse a seconda delle necessità del videogiocatore stesso. Nel lato di sinistra troviamo sempre una texture gommata con una leggera scanalatura verso l'interno. Questa non è possibile rimuoverla, come possiamo vedere. È un mouse per destrorsi, come giustamente potete notare e comprendere bene. Spostandoci nel lato frontale, osserviamo il design abbastanza aggressivo. Anche qui abbiamo una retroilluminazione RGB e ve lo mostreremo quando posteremo le foto della retroilluminazione serale nella recensione scritta. Spostiamo nel lato inferiore, dove possiamo osservare quattro mousefit di dimensioni degenerose nella parte inferiore e medio-piccole nella parte alta. Nella parte quasi centrale troviamo il sensore, che è un PixArt PMW3391 da 18.000 dpi. Troviamo anche una texture nella parte inferiore che contorna un po', il sensore stesso. Il cavo, come possiamo osservare, è rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB non è placcato oro, ma non è una prerogativa così interessante per un mouse da gaming. Insieme al Glaive di Corsair abbiamo ricevuto anche uno degli ultimi mousepad, sempre di Corsair, l'MM350, mousepad in tessuto con bordi cuciti. Come possiamo osservare, a dimensioni di 450x400x5 mm di spessore, quindi è davvero un tappetino di generose dimensioni, ideale per i low sensor che hanno bisogno davvero di spazio, per coloro che utilizzano l'avambraccio appoggiato sulla scrivania, sul piano di gioco, e poi sfruttano la superficie del mousepad per gli spostamenti necessari. Lo vedremo meglio nella recensione scritta, come sempre, e questo fa parte del kit che abbiamo ricevuto insieme al mouse stesso. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta, dove troverete ulteriori immagini dettagliate del prodotto, la recensione comprensiva di test, considerazioni e conclusione. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.